Exzellenz, ich melde. Ehrenformation der Bundeswehr zu Ihren Ehren angetreten. Wir haben es rausgefunden. Ja. Das Ende. Ja, Sie heute hier im Deutschen Bundestag begrüßen zu können. Es ist ja nicht Ihr. È un Lussemburgo piovoso quello che ha accolto Papa Francesco nella tappa del viaggio apostolico chiamato a rilanciare la Chiesa di prossimità e l'entusiasmo dei fedeli in Europa. Le tendenze secolari e lo scandalo abusi sessuali da parte del clero hanno infatti in gran parte svuotato le magnifiche cattedrali e le chiese dei villaggi del continente. Francesco ha ricevuto un'accoglienza contrastante in Lussemburgo. Tra folle di fedeli che lo hanno acclamato si sono fatte strada anche le proteste. La più estemporanea ha visto una manifestante correre davanti alla Papa Mobile brandendo uno striscione contro la corrida. Il Papa ha incontrato il Granduca Enrico di Lussemburgo, il primo ministro del paese Luc Frieden e altri funzionari governativi e ha chiesto all'Europa di essere un faro di pace in mezzo alla guerra e una casa di accoglienza per i migranti. Ha elogiato la tradizione del Lussemburgo di aprire le porte agli stranieri, ma ha anche esortato il paese a usare il suo benessere finanziario per aiutare le nazioni più povere. Il suo proprio il Lussemburgo può mostrare a tutti i vantaggi della pace rispetto agli orrori della guerra, dell'integrazione e promozione dei migranti rispetto alla loro segregazione.
La visita del pontefice in Lussemburgo è stata breve. Francesco continua il suo tour in Belgio, dove trascorrerà il resto della settimana. Per due settimane i colori della Sicilia vestiranno le strade di Assisi e dintorni per celebrare San Francesco, patrono d'Italia, e promuovere le ricchezze culturali e naturalistiche dell'isola. La Sicilia, infatti, è la regione scelta per il 2024 per offrire l'olio che alimenta la lampada votiva che arde giorno e notte sulla tomba del poverello d'Assisi. L'evento, che si ripete ogni anno con la partecipazione di una diversa regione in occasione della festa di San Francesco, coinvolge l'intera popolazione siciliana. Con le sue istituzioni civili e religiose, ha 21 anni di distanza dall'ultima partecipazione nel 2003 e avrà il suo clou il 3 e il 4 ottobre. La manifestazione Custodi di Bellezza Accendiamo la Speranza prevede un programma ricco di appuntamenti curati e finanziati dalla Presidenza della Regione Siciliana e dagli assessorati regionali dell'agricoltura, dei beni culturali e del turismo. Prevista la presenza di oltre 3.000 pellegrini provenienti dalla Sicilia e di 200 sindaci dell'isola. La Sicilia porterà ad Assisi la fierezza della propria storia e delle proprie radici, della cultura e delle tradizioni, afferma il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, nel segno dei valori di pace, fraternità e solidarietà che ci accomunano e che vogliamo contribuire a diffondere e tenere vivi. La nostra isola ha un profondo legame storico e spirituale con San Francesco, la cui vita dedicata ai più deboli ci ricorda l'importanza di vivere in armonia con gli altri e con la natura, proprio come ha fatto il caro fratel Biagio Conte, fondatore della missione di Speranza e Carità, scomparso l'anno scorso. Questo evento rappresenta per la Sicilia anche una vetrina nazionale nel segno della pace, della condivisione della bellezza e delle eccellenze del nostro territorio. Per lasciare un segno, abbiamo anche voluto il restauro di due dipinti, dimostrando così il nostro impegno nella tutela del patrimonio artistico e nella promozione dei valori universali di rispetto e collaborazione. Il murales contro la mafia, 12 volti 12 nomi, è stato inaugurato, questa mattina, in via Cesare Terranova a Scillato, in provincia di Palermo, alla presenza dell'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano. Su una parete lunga 31 metri per 1,80 di altezza sono stati realizzati 12 volti di altrettante vittime della mafia. La memoria, dichiara Nuccia Albano, rivive attraverso l'opera della collettività e il coinvolgimento comunitario. Un progetto di grande valore civile che omaggia 12 eroi che hanno sacrificato la propria vita per la giustizia e la libertà. L'opera è stata realizzata dall'artista Laura Pitingaro, su proposta dell'amministrazione comunale, e ha coinvolto la cittadinanza. Gli abitanti del territorio, infatti, sotto la guida dell'artista, hanno impugnato i pennelli e disegnato sulla parete. Il murales rappresenta i volti di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Ninni Cassarà, Pio La Torre, Giovanni Falcone, Padre Pino Puglisi, Lienin Mancuso, Cesare Terranova, Peppino Impastato, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Boris Giuliano e Piersanti Mattarella. Google ha presentato una denuncia alla Commissione europea contro Microsoft. L'azienda californiana ritiene che Microsoft stia agendo in modo anticoncorrenziale sui suoi servizi cloud. Per questo motivo chiede alla Commissione europea di agire rapidamente e di rimuovere le restrizioni che, secondo loro, danneggiano la concorrenza. We want to make sure that customers continue to have choice and they can pick the cloud provider which makes sense for them both commercially and technically. Today Microsoft charges a 400% penalty to customers who want to pick a competitor cloud provider, including some European vendors as well as AWS or Google Cloud. Interpellata da Euronews, Microsoft ha dichiarato di aver risolto in via amichevole preoccupazioni simili sollevate da fornitori europei di cloud e di aspettarsi che qualcosa di analogo accada per la denuncia presentata alla Commissione. Non è la prima volta che l'azienda finisce nel mirino dell'Unione a causa delle preoccupazioni antitrust per i suoi servizi cloud.